Nuovo codice di protezione civile, la Toscana è in prima linea ed è pronta a tradurre le nuove regole nazionali in una legge regionale che riformi il sistema. Tra le novità, illustrate in un convegno a Firenze, la definizione delle autorità di protezione civile, tra cui i presidenti di regione, la pianificazione, il coinvolgimento dei vigili del fuoco, la prevenzione e il ruolo sempre più di primo piano del volontariato, con cui ora la Toscana avvierà un percorso partecipativo che coinvolgerà anche i sindaci per la stesura della legge regionale. Si tratta di definire meglio responsabilità, ruoli, il volontariato deve essere un soggetto principe di questo modello di protezione civile regionale come lo è a livello nazionale, come lo è in tutto il paese, ancora di più lo deve essere in Toscana. Tanti, non a caso i volontari presenti al convegno organizzato dalla Regione per illustrare le linee guida che svecchiano il codice di protezione civile dopo 25 anni. Si vanno ovviamente a disciplinare quelle che sono le attività delle diverse amministrazioni, si punta molto sull'attività di previsione e prevenzione e poi un occhio particolare viene ovviamente dato al volontariato, sia esso organizzato che non organizzato, di protezione civile. Il convegno è stata anche l'occasione per la presentazione del nuovo sistema di monitoraggio radar satellitare delle deformazioni del terreno della Regione Toscana, utile anche a smascherare gli abusi edilizi. Anche questa è una punta di diamante del sistema di protezione civile che già conta tante eccellenze. Noi anche sul 118 e sulle maxi emergenze abbiamo una delle due centrali cross a livello nazionale insieme a Torino, quindi questo vuol dire che già il Dipartimento riconosce che la Toscana esprime dei valori assoluti in tema di protezione civile. Partiamo da questo patrimonio di donne, di uomini, di conoscenze per migliorare sempre più un sistema che comunque Regione Toscana segna già a livelli di grande efficienza. Tra le novità che riguardano il volontariato, anche il riconoscimento dei volontari che operano insieme alle istituzioni in ambito familiare e di prossimità in caso di emergenza. Hanno solo bisogno di capire cosa dovranno fare da oggi in poi rispetto a quello che hanno fatto fino ad oggi e auspico che questa sia la giornata giusta per poterlo capire.